Certo. Allora stiamo già chiacchierando con Ezio Cigna, direttore a Monza e Brianza della Inca CGL. Buonasera, bentornato. Buonasera. Allora, stavamo parlando dei famosi 65.000 esodati, sì. Non esodati. Noi l'abbiamo detto in mille lingue, voi dite che il numero complessivo non è né 65.000 né 160.000, facciamo un numero solo, sono 350.000. Ma io direi una cosa, una proposta. Stiamo facendo un valzer di numeri, forse la cosa migliore sarebbe deroghiamo tutti, visto che tanto i numeri dicono che sono molte le persone che hanno fatto un accordo, che l'azienda è fallita, quindi deroghiamo tutti e diamo la possibilità a chi non ha più il lavoro di andare in pensione con i vecchi requisiti. Mi sembra una cosa legittima da fare con queste persone. E la Fornero invece che dice, beh, permettiamo a chi è esodato di tornare a lavorare? Beh, mi sembra una cosa poco fattibile, anche perché dall'altra parte ci sono le aziende che hanno fatto un accordo con questi lavoratori. E molte hanno anche chiuso. Molte sono fallite, altre ovviamente ci sono, ma non credo siano così d'accordo. Ma Luigina da Chioggia, buonasera Luigina. Pronto, buonasera. Dica. Io volevo fare una domanda per piacere. Sì. Io compio 60 anni oggi. Auguri. Grazie. Sì. E io sono una di quelle della classe del 52 che ho versato i 15 anni di contributi volontari autorizzata al 92. Sì. Volevo sapere se mi bastano i 15 anni di contributi e quando andrò in pensione. Ok, vediamo di rispondere. Le rispondo subito per quello che è possibile, nel senso che la legge 214 in effetti parla solo esclusivamente, anche la circolare numero 35 del 14 marzo 2012, solo di un numero minimo di contribuzione pari a 20 anni. Di conseguenza tutti i soggetti che ai sensi della 503 del 92 avevano perfezionato i 15 anni o erano autorizzati ai versamenti volontari, sembri che oggi non hanno più il requisito a pensione. Questa è una cosa molto strana, in effetti ne parlano proprio in pochi, ma di fatto oggi lei non avrebbe più il requisito a pensione. L'unico modo per rientrare nel diritto a pensione, a meno che il legislatore voglia ovviamente rimettere in gioco tutti questi soggetti, che stiamo parlando più di un milione di persone, molte volte più donne che uomini, perché molte donne hanno lasciato il posto di lavoro per accudire i propri figli, la famiglia. Di conseguenza oggi troviamo una situazione come quella della signora, dove effettivamente il requisito a pensione non c'è. L'unico modo per maturarlo è versare eventualmente 5 anni di contributi. Ovviamente il suggerimento è di aspettare, perché speriamo che il legislatore si accorga di questo gap appunto nella normativa e intervenga, perché voglio dire, non è stata abrogata la 503 del 92, nella legge 214 non sarà una circolare dell'INPS che può di fatto vietare l'accesso al pensionamento di questi soggetti. Quindi il suggerimento è di aspettare. Sicuramente però l'età pensionabile, che prima era fissata in 60 anni, che dal 1 gennaio 2012 si viene a incrementare, ovviamente colpirà anche questa persona, che di fatto deve raggiungere un'età di pensione totalmente diversa, perché essendo del 52 dovrebbe raggiungere nel 2017, adesso bisognerebbe vedere la signora di che mese è, però probabilmente diceva di aprile, quindi deve perfezionare almeno i 65 anni e 7 mesi, che verosimilmente potrebbe fare a novembre del 2017. Comunque novembre 2017 certo, è la sua data. Considerando però al netto del fatto che servono i 20 anni che potrebbero oggi, quindi, servire i 20 anni. E siccome sono un po' un milione e passa di persone, io credo che il legislatore, come spero intervenga sugli esodati, intervenga su queste persone. Ma semplicemente perché ho lasciato il mondo del lavoro con 15 anni, avevo un diritto, se tu mi sposti la pensione perché cambia l'età anagrafica della pensione di vecchiaia, è un discorso. Altro è dire no, abbiamo scherzato fino adesso non servono più 15 anni. Quesiti, a me assolutamente. Quindi assolutamente mi sembra sì. Che bisognerebbe avere un occhio di riguardo su queste persone. Luigina, questa è la risposta che le possiamo dare, speriamo ovviamente che si metta nel miglior modo per voi. Se c'è un'altra telefonata, se no vado su... Ah, Donatella da Bra è tornata. Buonasera Donatella. Buonasera. Dica tutto. Allora, io voglio sapere una cosa. Faccio parte degli esodati. Sì. Allora, faccio 40 anni di contributi il 3 settembre del 2012. Sì. E sono in mobilità da luglio 2010. Cosa mi succede? Allora, essendo lei andata in mobilità prima del 31-12-2011, come lei sa, se ha seguito la trasmissione abbiamo parlato così tanto, che per quanto riguarda le persone che durante la percezione dell'indennità di mobilità avranno la possibilità di incrociare il precedente requisito a pensione richiesto, che erano i 40 anni nel suo caso, di fatto potrebbero rientrare nei famosi derogati. Quello che le dico è che siamo in attesa di un decreto che doveva essere varato inizialmente entro il 30 marzo.
con la conversione in legge del decreto mille proroghe hanno spostato al 30 giugno 2012 questo decreto, quindi siamo in attesa. Nel momento in cui sapremo le modalità di accesso a tale deroga, perché i soldi stanziati non basteranno per tutti, questo valzer di numeri che si è fatto, quello che le dico è che se potrà rientrare nel beneficio della deroga, a quel punto lei di fatto potrebbe collocarsi in pensione 13 mesi dopo, quindi non 12 mesi dopo come era la previgente normativa, ma 13 mesi dopo. Questo vuol dire che se a settembre 2012 farà i 40 anni e avrà la fortuna di rientrare tra i derogati, avrà una decorrenza pensione 1 novembre 2013. Questo ovviamente è la cosa positiva che ci dobbiamo attendere per una persona che ha lasciato il mondo del lavoro, lo dicevamo prima. Nel caso peggiore, invece, la 214, come lei ben sa, innalza i requisiti a pensione per una donna già nel 2012 sono 41 anni e un mese, cosa che lei ovviamente farà a ottobre 2013, ma a ottobre 2013 ne serviranno però 41 e 5 mesi. Di fatto dovrà perfezionare i 41 e 6 mesi. Probabilmente lei, andando in mobilità a luglio 2010, finirà la mobilità dopo 3 anni, quindi a giugno 2013, dovrà versare altra contribuzione volontaria per raggiungere il requisito di 41 e 6 mesi. Quindi il suggerimento è quello di andare in uno dei nostri patronati, sul nostro sito può consultare tranquillamente quello più comodo a lei, eventualmente per verificare entro il 30 giugno cosa deve effettivamente fare per rientrare in questa deroga. Ok, andiamo da un altro telespettatore, Paolo da Massa. Buonasera Paolo. Buonasera. Eccoci. Premetto che è ancora un po' presto per me, però volevo sapere un attimino la mia situazione. Sì. Io sono del 60, faccio 52 anni a ottobre e a dicembre faccio 37 anni di lavoro. Sì. Quando posso andare in pensione? Senza penalizzazione? 2012. Dicembre 2012, quest'anno fai i 37, giusto? Sì. Ok, ok. Vediamo. Allora. Dicembre 2012, 37 anni, di conseguenza dobbiamo raggiungere almeno i 42 anni che noi perfezioniamo in questo caso a dicembre del 2017. Nel 2017 saranno necessari però 42 anni e 10 mesi. A questo punto i 42 anni e 10 mesi lei li perfeziona nel 2018, ad ottobre, per quello che lei ci dice. Di conseguenza, a ottobre del 2018 perfeziona il requisito non per la pensione di anzianità, che non esiste più nell'ordinamento, ma per la pensione anticipata. La pensione anticipata di fatto cosa dice? Dice che tutti quei soggetti che si pensionano al di fuori del 2017 verrà fatta una penalizzazione. Il soggetto appunto in questione è del 60, quindi se non sbaglio avrebbe 58 anni. Avrebbe 58 anni, subisce una forte penalizzazione addirittura del 2,4,5,6% sulla quota di pensione maturata al 31/12/2011 nel sistema retributivo. Quindi sì in pensione, ma perché ha lavorato presto e troppo, perché ha lavorato più di 42 anni, subirà anche una penalizzazione. Questo è il paradosso della normativa. È un paradosso. Perché ho aspetto i 66 anni. L'alternativa ovviamente è quella di andare in pensione di vecchiaia. L'azienda non la può licenziare, lei ha la possibilità di continuare a lavorare fino ai 66, che poi si incrementano a 67 e quant'altro. A quel punto non subirà nessuna penalizzazione. Ovviamente sto estremizzando, perché nel suo caso una volta che arriva ai 62 anni la penalizzazione non esiste più, quindi dovrebbe lavorare per altri 4 anni. Quindi per non avere penalizzazioni fino a 62, se va a 58 con la vecchiaia, con se l'anzianità... No, se va con la pensione anticipata a 58 avrebbe la penalizzazione, esatto. Se lavora altri 4 anni andrà a 62, a quel punto non avrà 42 anni e 10 mesi, ma avrà addirittura 46 anni e 10 mesi, però non ha la penalizzazione. Una cosa importante, perché potrebbe servire a tutti, dal 1 gennaio la pensione viene calcolata con le regole del sistema contributivo per la fetta di pensione dal 1 gennaio 2012 in poi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se io posticipo il pensionamento per non avere la penalizzazione, comunque la contribuzione che io vado a versare è inferiore? Comunque la contribuzione che vado a versare mi verrà calcolata nell'importo di pensione. Mentre nell'ordinamento precedente, col sistema retributivo, una volta che io perfezionavo il massimo pensionabile, cioè 40 anni, se versavo ulteriore contribuzione, comunque si fermava a 40 anni capito, la pensione. Ho capito. È vero che versa in più, però quei versamenti gli vengono ridati indietro sotto forma di pensione col contributivo. Ok, bene Paolo, arrivederci. Auguri, buon ponte del 25. Allora, Rosanna da Ferrara, buonasera. Sì. Buonasera, senta, io volevo chiederle un'informazione. Sì. Io è dall'età di 50 anni, purtroppo mi sono ammalata e sono andata in pensione con l'invalidità civile e quella
dell'inabilità al lavoro. Sì. Adesso io compio 60 anni in giugno. Volevo sapere, la mia pensione adesso che tiro di invalidità civile è la pensione quella lì dell'inabilità. Quando, a che età passa? Dalla, non so spiegarmi bene, mi scusi. Sì, sì, no, si spiega perfettamente. Da quella di invalidità a quella di vecchiaia, quanti anni va? Allora, è una domanda, Rosanna, ha già capito tutto Ezio. Sì, è una domanda pertinente, perché in realtà i soggetti che percepivano una prestazione di invalidità, una volta compiuta l'età di vecchiaia, potevano trasformare la pensione in pensione di vecchiaia. Ecco, aspetti, ascolti. Quindi potevano trasformare la propria pensione di invalidità in pensione di vecchiaia. Prima era 60 anni più la finestra, la signora però, essendo del 52, quindi 60 anni adesso... 52. Deve perfezionare almeno i 65 anni e 7 mesi, che se è nata entro aprile 2012 farà entro il 2017, se no dovrà aspettare i 66 anni e 7 mesi e via dicendo. Quindi bisognerebbe capire quando è nata la signora. Signora, lei quando è nata? Il 16 giugno del 52. Allora, giugno 52 vuol dire che lei farà i 65 anni a giugno del 2017. A giugno del 2017 sono necessari 65 anni e 7 mesi. Purtroppo deve perfezionare almeno i 66 anni e 11 mesi. Quindi ad oggi non deve fare assolutamente nulla. Continuerà a percepire questo tipo di prestazione. Io le consiglio però, quando fa 66 anni, avendo lei una titolarità di invalidità civile, siccome l'invalidità civile all'età di pensione dell'assegno sociale potrebbe essere trasformato in un'altra prestazione, di andare in uno dei nostri patronati per capire, visto che 66 anni li farò tra molti anni, per capire effettivamente di quella quota di pensione di invalidità civile che cosa succederà. Ok, quindi... Stia attenta ai 66 anni e a quel punto vada in un patronato della Inca CGL per avere tutte le informazioni. Sì, mi avevano detto l'anno scorso, quello del patronato, prima di compiere i 60 anni, di andare là, ma vedo che adesso è cambiato tutto. Sì. Purtroppo è cambiato tutto. Quindi 66 anni e 11 mesi, poi al 66esimo si porta un po' avanti e va a chiedere. Beh, arrivederci Rosanna, buona serata. Niente, sera, ci mancherebbe. Grazie a lei. Giuseppe da Arezzo, buonasera. Buonasera, senta, io sono del marzo 52. Marzo 52, ok, 60 anni, tac. E anni di contributi? A luglio 2009 sono andato via dall'Enel con 34 anni e 7 mesi di contributi. Sì. È andato via dall'Enel a luglio del 2009, ma di fatto ha fatto un accordo, le hanno dato... Sì, un accordo e ho versato un anno e cinque mesi di contributi. Un anno e cinque mesi di contributi per perfezionare poi... 36 anni di contributi. Ok, quindi lei è andato via convinto, perché all'epoca la normativa lo prevedeva, di fare a marzo del 2012... la quota 96, esatto. Che l'avrebbe portato in pensione l'anno successivo al 1 aprile 2013. Esatto. Addirittura non credo che lei era convinto di andare al 1 aprile 2013, ma di andare al 1 gennaio 2013, perché la legge 243 quote, e quindi anche l'incentivo che lei ha usufruito a luglio del 2009, era calcolato sul fatto che la decorrenza di pensione, prima c'erano le finestre semestrali, sarebbe andato a gennaio. A questo punto... A parte che l'incentivo probabilmente è stato calcolato in maniera errata, siamo di fronte a un caso che è stato ripescato sulla conversione in legge del decreto mille proroghe, perché col decreto di mille proroghe hanno inserito questa parte proprio per i lavoratori che, come lei, a seguito di un incentivo all'esodo, avranno la possibilità di andare in pensione con la finestra entro il 31 dicembre 2013. A questo punto non ha la sicurezza di andare, rientra con tutti gli altri soggetti che sono potenziali esodati che potranno usufruire della deroga. Numeri, valzer di numeri, noi diciamo che sono tanti di più, l'INPS dice che sono tanti di meno, la Fornero addirittura solo 65.000, a questo punto lei deve sperare in questo decreto che verrà fatto entro il 30 giugno per poter capire con quali modalità può accedere con questa deroga. La sicurezza ovviamente non ce l'ha, però diciamo che è un potenziale derogato, speriamo che vengano derogati veramente, certo, tutti. In una situazione di questo tipo cosa dovremmo dire secondo la Fornero?
torna a lavorare all'Enel, l'Enel non credo sia molto contenta. Non penso proprio. E io dico, sei veramente il numero uno, complimenti. Grazie. Ci vorrebbero tanti Ezio Cigna in Italia, se questo paese sarebbe migliore, sei preparatissimo. Grazie. Allora, Giovanni da Torino, è l'ultima telefonata. Buonasera Giovanni. Buonasera, dica. Sono Giovanni da Pinerolo, provincia di Torino. Va bene, beh, precisiamo, giusto, okay, Pinerolo, sì. Salutiamo Pinerolo. Buonasera. Dica. Senta, io sono del 56, settembre 56. Sì. Ho cominciato a lavorare a 15 anni, ottobre del 71. Ho lavorato per 20 anni circa con due aziende sotto IMSS. E adesso gli ultimi 20 anni sono con l'azienda IMDAP. Purtroppo l'azienda dove lavoravo prima, quella IMSS, non mi ha versato 6 settimane di contributi di cassa integrazione nell'84 e facendo i conti vado a finire a gennaio 2012. Come vado in pensione con la penalizzazione, devo aspettare i 65 anni che dicono o c'è qualche altra soluzione? Cioè, per questo motivo lei fa i 40 anni nel gennaio 2012, sì, ho capito giusto? Sì. Esatto. La prima domanda che le pongo è, ma lei innanzitutto ha fatto la ricongiunzione, cioè ha chiesto l'articolo 2 della legge 29 per trasferire i contributi INPS nel comparto INPS? Sì, l'ho chiesto un po' in ritardo, mi è arrivata da poco. Perfetto. Okay. Quindi, in una situazione di questo tipo diventa fondamentale che lei vada in un patronato per cercare di trovare quelle 6 settimane. Perché con quelle settimane lei chiederebbe il riesame del decreto di ricongiunzione e con quelle 6 settimane eventualmente potrebbe avere i 40 anni entro il 2011 e ovviamente lo sa già, avrebbe diritto a una pensione primo gennaio 2013, l'anno finestra, ma mantiene i requisiti previgenti senza addirittura alcuna penalizzazione. Queste 6 settimane come si fanno a trovare? Ovviamente bisogna andare in un ente di patronato e far fare all'INPS tutte le ricerche del caso, perché se è una cassa integrazione, credo che, siccome in cassa ci vado su un accordo collettivo, non era l'unico soggetto, certo. A beneficiare della cassa. Quindi ci sono tante verifiche da fare, il funzionario del patronato probabilmente le potrà fare, perché se era cassa integrazione è un po' paradossale perderlo. Io non le sto dando delle garanzie, ovviamente, perché l'INPS dovrà fare delle verifiche per verificare se l'azienda aveva operato correttamente. Nel caso peggiore che questa verifica non porti da nessuna parte, ovviamente lei è un soggetto che deve perfezionare il nuovo requisito della riforma Monti. 42 anni a gennaio 2014 non bastano. 42 anni a gennaio 2014 mi dicono che deve fare 42 anni e 6 mesi, li farà a luglio del 2014 con una pensione primo agosto 2014. A questo punto nel 2014 lei però ha meno di 62 anni, quindi subirebbe la penalizzazione, a meno che il legislatore, perché nella conversione in legge del decreto mille proroghe cosa dice? Tutte le pensioni liquidate entro il 2017 non avranno la penalizzazione, a condizione che sia da lavoro effettivo. Qui siamo in attesa che ci dicano se la ricongiunzione viene considerata come contribuzione effettiva. In questo caso non avrebbe la penalizzazione, in altro caso avrebbe appunto la penalizzazione. Quindi le suggerirei di aspettare su questa cosa, ma di verificare al più presto come recuperare le 6 settimane di cassa integrazione. Questa è l'operazione. Devo chiudere, mi dispiace Giovanni, la prego, se no richiamiamo settimana prossima. La prego che martedì e giovedì prossimo recuperiamo. Siamo overtime. Grazie Ezio per essere stato con noi. Grazie a voi. Alla prossima occasione, buon ponte del 25 aprile. Noi domani sera non saremo in onda, perché appunto è festività, poi ci rivediamo giovedì sera, puntuali 19:30. Io vi aspetto qui, arrivederci.